Allora, sono qui con solido, con questa vuota dentata. Allora, qui mancano, non c'è smussi non quotati, ci sono degli smussi, dunque bisogna mettere smussi non quotati, ok? Non c'è. Ok. Questi qua sono smussi non quotati e bisogna metterli. Anche questi sono smussi non quotati, però di solito, siccome sicuramente non è a 45 gradi, allora questi qua vanno quotati, ok? E vanno messi. Questo qui si tira qua, quei punti lì non sono necessari, non è una linea, come si dice, delle quote in serie qua, no? Si lasciano le frecce. Portare la RA 1,6, io ti toglierei via questo, ok? Io questo lo toglierei via, lascio 3,2. Poi l'altra cosa, di solito non si quota il diametro primitivo. Il diametro primitivo si lascia in tabella. Quoto il diametro esterno, che è un qualcosa di tangibile, e metto il diametro primitivo in tabella. Poi di solito si mette l'addendum, il dedendum, però vabbè, quello consideriamo che è una cosa standard. Ecco, io piuttosto che mettere il diametro interno e il diametro esterno, metterei l'addendum e dedendum, ok? Lì qui ci va il diametro primitivo, però qui è meglio mettere sull'esterno. Dunque, ricapitolando, nella tabella io potrei mettere sicuramente il diametro primitivo, in modo il numero di denti, posso anche sotto l'angolo di pressione, è giusto. Di solito io faccio mettere la normativa, però vabbè, questo poi il diametro esterno e il diametro interno, ripeto, il diametro esterno lo metterei proprio, è una cosa che si può misurare, la metterei proprio sul disegno, al posto del diametro primitivo andrei a quotare il diametro esterno. Il diametro primitivo, se uno vuole vedere, se lo va a vedere in tabella. Ecco, io farei così. L'altra cosa che anche qui lo so che è brutto. Anche qui, questo qui io quoterei, siccome non ho un asse di simmetria qui, perché poi emettere l'asse di simmetria è brutto. Oggettivamente è un po' brutto. Allora anche un'altra quota la metterei anche qui, perché oggettivamente un altro 5 io te la farei, anche se non voglio metterlo, devo comunque mettere un asse di simmetria che risulta alquanto un po' brutto dal punto di vista estetico. Però vabbè, ecco, l'altra cosa che io non capisco è: se io là ho messo un P9, perché metto qua un D10? Ecco la domanda. Sorge spontanea. Vabbè, comunque poi mi piace la rugosità qui specifica qui. E vabbè, penso che sia di quelle che ho detto. Ecco, ricordiamoci di quotare gli smussi, sia quelli a 45 sia quelli sui denti. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.